Ragazzi, finalmente ci siamo. Dopo il primo e il secondo capitolo portato sul mio canale, finalmente possiamo andare verso il terzo. Non posso credere che sia morta. Sarebbe ancora qui se noi non l'avessimo trascinata. Teresa è morta come vissuta, facendo quello in cui credeva. In ogni caso, non avresti potuto fermarla. Nessuno poteva. Si è sacrificata per salvarmi. Come si fa ad accettarlo? So solo quello che farò io. Non mollerò. Combatterò fino all'ultimo per quello in cui credo. Non è ancora finita. Sono stati fissati e mi serve un capo espiatorio. Glielo chiedo di nuovo, Mr. Logan, in veste di ufficiale di questa agenzia. Lei ha mai assassinato un capo di Stato? No, no, mai. Spara, Gabe. Gli uomini di Xiao stanno arrivando. E questa era l'introduzione del terzo e ultimo, tra virgolette, capitolo di Siphon Filter per la PlayStation. Quindi versione PlayStation che chiude ufficialmente la storia di Gabriel Logan. Se vi ricordate bene, avevamo praticamente finito il secondo capitolo con la morte di Teresa, Le Pang, e con il sottosegretario che appunto voleva prendere in pugno Gabriel Logan come capro espiatorio. E vediamo che cosa succede quindi. Seguirò tutte le tue mosse dal luogo dell'appuntamento. D'accordo. Tokyo, Giappone, Hotel Fukushima. Gabe e Lian sono arrivati a Tokyo sulle tracce di Shihao, il capo dell'esercito ribelle cinese. Si suppone che stia cercando di mettere le mani sul virus Siphon Filter per aiutare il suo movimento. E per farlo ha chiesto l'aiuto del JRA, un gruppo terroristico giapponese. Per stanotte è previsto un incontro tra Shihao e il JRA nel distretto di Shinjuku. Gabe deve posizionarsi come un cecchino dall'altra parte della strada, nella stanza 413 dell'hotel Fukushima. Il suo obiettivo? Shihao e i suoi tenenti. Eliminando loro si eliminerebbe l'esercito ribelle e il Siphon Filter non finirebbe in mani sbagliate. Gabe, ho sistemato la tua attrezzatura nella stanza 413. Prendi l'ascensore e sali prima possibile. Shihao è già in posizione. Okay, quindi dobbiamo effettivamente eliminare un capo di Stato. Irasshaimase. Vorrei la chiave della stanza 413, registrata a nome Nagol. Kashikomarimashita. Kochira de gozaimasu. Arigato. Arigato. Bellissimo. Ecco, qua già i comandi incominciano ad essere quelli che sono. Ohea ni go annai shimasu. Ovviamente i pad di PlayStation non erano sensibili come quelli di PlayStation 5, quindi è normale che ci sia questa particolare sensibilità che mi dà fastidio da un certo punto di vista.
perché il DualSense è molto più sensibile rispetto ai joypad tradizionali della PlayStation 1. Allora, noi abbiamo detto che dobbiamo andare alla stanza 413, quindi da 409 a 416 bisogna andare di qua. E la stanza è questa in fondo. Me lo ricordo abbastanza bene, se fa un filter 3. Quindi la mia attrezzatura si trova sulla vasca. Per cui andiamo. Ecco qua. Sono in posizione. Ciao, dovrebbe essere dall'altra parte della strada. Lo vedo. Ho piazzato una cimice nella stanza. Stabilisco il contatto. Aramov, dovevamo immaginare che fosse coinvolta. Troverò il nostro contatto e la seguirò. Tu concentrati sulla missione. Elimina Xiao e i suoi tenenti. Sono tutti in quell'edificio. Vedo solo Xiao, ma quando pioveranno proiettili, gli altri si faranno vivi. Gabe, pensa prima di tutto al cecchino sul tetto. Potrebbe darci dei problemi. Sì. Allora, il consiglio che vi posso dare qua è... Madonna, a parte la mira invertita, mannaggia. È quella di far fuori il cecchino. Confermato. Perfetto. E ora, una volta fatto fuori il cecchino, il consiglio che vi do è di stare praticamente abbassati. Perché... Ok. E adesso, piano piano, facciamo fuori anche gli altri. Ok. Perché noi qua dietro siamo praticamente al sicuro, quindi possiamo prendere la mira piano piano. Infatti ne avevo visto uno là sopra. Madonna, la mira è incredibilmente fastidiosa con il DualSense. Ok. Ecco, lì c'è un generale. Ovviamente potete colpirli anche al petto, perché praticamente è un one shot one hit, cioè one kill, one shot one kill. Anzi, qui due. Ottimo. Ovviamente bisogna fare piazza pulita per una questione di sicurezza. Ecco, questi potete prenderli anche da accovacciati, che tanto non vi fanno nulla. Ma ce la possiamo prendere con tanta calma. Ecco qua. E qui abbiamo l'ultimo. Ah no, penultimo. Ok. Il fatto di potersi accovacciare rende il tutto più semplice. Io l'ho scoperto soltanto dopo anni di rerun che ho fatto su Siphon Filter. Il fatto di potermi accovacciare è quindi impedire di essere colpito praticamente. Ok, dovrebbe esserci l'ultimo che ora spunta. Eccolo là. Che sta sparando non so dove. Però ok. Esatto, quindi siamo fottuti. Ok, la Falcon che è decisamente meglio. Madonna mia. No, qua se non ricordo male doveva esserci... No, in realtà no, perché qua erano tutte stanze. Mi ricordavo un fucile a pompa, ma mi sa che è sotto nella cucina. Madonna mia. Madonna, il movimento è un qualcosa di incredibile con il DualSense.
Che poi la cosa divertente è che tento di girare la visuale con L1 e R1, no? Abituato ormai alle visuali che si girano praticamente con... Cioè, scusatemi, intendevo dire con la visuale che si gira... Aia, porca miseria. Con la visuale che si gira praticamente con la levetta destra. Cosa che invece ovviamente non si può fare, no? Quindi devo girare manualmente con il girare il personaggio. Altri guai. Ho intercettato una comunicazione urgente della polizia. La JRA si sta servendo di un ostaggio per fuggire. Chi? La figlia dell'ambasciatore giapponese in Cina. La stanno portando fuori dall'edificio dal seminterrato. Ok, cerco di intercettarli. Quindi dobbiamo anche salvare la figlia del... Ok. Dell'ambasciatore. Ok. Adesso che abbiamo le munizioni al massimo, utilizziamo il pompa, che è sicuramente più efficace da vicino. Allora, qui in cucina, se non ricordo male, che poi è il frigo, cos'era questo? Doveva esserci forse, esatto. Ah, il giubbotto antiproiettile. Mi ricordavo un'arma in realtà qua dentro, invece no, era il giubbotto antiproiettile. Oh, porca troia. Bisogna fare attenzione anche a come si gira il personaggio, perché se si gira in maniera sbagliata, il colpo ovviamente non va a segno. Quindi noi rimaniamo sotto mira. E loro ci fanno il culo. Quindi, ok, risparmiamo qua il cameriere. Non mi ricordo se si poteva... No, non si può liberare. Beh, mi ricordavo di sì in realtà. Qui ora dovrebbero spuntare gli altri. Che, se non ricordo male, hanno addirittura il giubbotto antiproiettile. L'ho trovata. Ok, qua facciamo piano. Perché ora loro praticamente... Esatto, vedi, avevano il giubbotto antiproiettile. Ora loro se la sono portata praticamente là sotto. Esatto. E devo... Olè. Oddio, ce n'è un altro. Esatto. Vieni con me se vuoi vivere. Pare? Leon, la ragazza, mi... Bello che lui parla in italiano, che tecnicamente dovrebbe essere americano. E lei invece parla giapponese e si capiscono, tra l'altro. Tipo una cosa molto anime, molto, molto Dragon Ball. Mi ricordavo che anche l'altro avesse giubbotto di proiettile. Però volevo entrare lì per prendere... Non mi ricordo se c'era qualcosa là dentro. Vabbè, sti cazzi. Tanto ho tutto, sono tutto al massimo, per cui va bene. Allora, facciamo attenzione perché qua, esatto, ci sono altri stronzi. Ok, non mi ricordavo se avessero il giubbotto antiproiettile, quindi ho preferito giocare d'astuzia. Brava lei che si abbassa, perché esperienze contorte di altri NPC che praticamente non si abbassano ti fanno fare fuoco sul personaggio da salvare, quindi fallito miseramente. Porca miseria. Nasconditi qui, la polizia arriverà tra poco. Vado. Liam, la ragazza è in un luogo sicuro. Mi dirigo verso l'ingresso. Roger, ti aspetto lì.
Ok, e tecnicamente noi qui abbiamo quasi finito il primo livello, però dobbiamo fare attenzione perché adesso qua ci sono degli amici. Eccola, vedi? E se non ricordo male, questi hanno il giubbotto? No. Ora c'è qua uno che... No. Oh merda. Ah no, qua c'era... Boh, c'era anche l'interruttore in realtà. Si poteva premere l'interruttore per aprire... Però io ho scavalcato, perché sono figo. E qua finisce il primo livello. Indovina, cattive notizie. Lawrence mi ha appena telefonato. Siamo stati convocati come testimoni da una commissione del Senato che sta investigando su Siphon Filter. Grande. E qui abbiamo fatto il primo livello, checkout. Quindi salvo la partita e ci vediamo con la seconda missione.